serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Oggi after patch del Car to Car, che per noi giocatori Xbox sarà leggermente diverso. Ci servirà l'aiuto di un nostro amico, mentre per chi gioca da PS potrà farlo in solo. Requisiti: rientro al bunker, ragazzi, qualsiasi bunker, non è indispensabile quale. Autofficina, qualsiasi autofficina con all'interno il veicolo da cui prendere le modifiche e almeno un posto con i meccanici per fare le macchine dei civili. Quindi a questo punto, raga, usciamo dal bunker e ci teletrasportiamo direttamente vicino alla nostra autofficina, oppure ci andate con qualsiasi veicolo. Nel frattempo vi spiego la differenza tra Play e Xbox in questo glitch. Allora, quelli di Play semplicemente potranno spammare su Anawak, il glitch sarà in solo, facile e veloce. Per noi da Xbox invece avremo bisogno dell'aiuto di un nostro amico che sta in una sezione diversa, in mira manuale, quindi diversa da noi, ragazzi, dentro il lavoro da titano. Cosa succederà? Che noi ci dobbiamo buggare con gli snack, ragazzi, e il nostro amico si buggerà agli snack con Anawak. Noi dovremo fare un'altra cosa. Quindi, una volta che abbiamo raggiunto l'autofficina, ragazzi, entriamo all'interno che vi faccio vedere come iniziare il glitch. Quindi, raga, senza cincischiare, prendete il veicolo da cui prendere le modifiche, cliccate freccia a destra e una volta che siete nel menu fate una qualsiasi modifica. L'importante è che fate una modifica qualsiasi. A questo punto tornate indietro e una volta che siete a posto scendete dal veicolo e andate dagli snack, ragazzi. Per chi sarà da Play basta che schiaccia freccia destra davanti agli snack in modo che c'ha il menu degli snack aperto e partecipa su Anawak e accetta tutti e tre i messaggi e si buggerà il menu, ragazzi. Noi che giochiamo all'Xbox dobbiamo tenere premuto il menu di pausa e schiacciare freccia destra e rilasciare il menu di pausa in modo da aprire il menu degli snack sotto al menu di pausa. Capiremo che funziona perché avremo le attività buggate e non ce le farà avviare. A questo punto andiamo su abbonamento per chi gioca da Next Gen, e invece per chi giocherà da Old Gen andrà su Criminal Start Enterprise bla 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 e dovrà andare sul sito del bunker. Poi tornare indietro BB fino a questa schermata e come vedete avremo buggato il menu degli snack. A questo punto dobbiamo dirigerci davanti alla macchina, anche quelli da Play potranno fare sta cosa e avremo il menu buggatissimo in alto a sinistra. Clicchiamo una volta freccia destra e chi gioca da Play, ragazzi, basta che partecipa su Anawak e accetta tutti e tre i messaggi. Invece noi che giochiamo da Xbox dobbiamo farci mandare un invito da un nostro amico che sta in un lavoro a titano, in una mira differente, ragazzi, in un'altra sessione. Quindi a questo punto, una volta che il nostro amico ci ha mandato l'invito, dovremmo accettare il primo messaggio. Nel secondo messaggio gli diciamo di quittare l'attività e a quel punto, ragazzi, potremmo accettare anche il terzo messaggio. E a questo punto, sbadabam, regà, avremo moddato il veicolo del civile. Quindi, unico difetto, non scegliete voi, vi capitano i veicoli dei civili, se vi piacciono, li moddate, ragazzi. Per salvarlo, semplicissimo, lo comprate in un qualsiasi garage che volete voi. Io adesso non lo starò a fare perché non mi piace sta auto, l'ho fatto solo per farvelo vedere. E niente, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, iscrivetemi nei gruppi di Xavix e a tutti quelli affiliati di Play. Bella, regà, alla prossima e sbadabam!